un brindisi alla ciurma che giorno dopo giorno continua a crescere. Dunque, passiamo alle cose serie, ragazzi. Eccoci qua nuovamente con un altro video. Siamo, ragazzi, qua quest'oggi per conoscere l'ennesima pianta. Per coloro che mi stanno chiedendo continuamente di ritornare su Piante contro Zombie e continuare la serie, credo che quest'oggi in parte accontenteremo la loro richiesta, perché la pianta che stiamo per conoscere ha piantato le sue origini, le sue radici, proprio nel titolo precedente, ragazzi. E fatemelo dire, fatemelo veramente dire, sono stracontento, molto molto contento di vederla qua sul 2. Mi piace proprio la sua presenza, ragazzi, specialmente perché nel secondo capitolo ha vestito, insomma, le spoglie, la grafica di questo gioco, perciò non induciamo oltre. Andiamo, ragazzi, a conoscere questa pianta. Forza! Eccoci qua, nell'inventario. Dunque, se scorriamo verso la fine, come al solito, arriviamo qua in fondo, ragazzi, e che altro troviamo se non la mitica zucca. Oh, grande zucca, grandissima zucca. Siete contenti? Lo so che siete contenti, lo so. La vedremo finalmente in azione quest'oggi, ragazzi. Mi ha totalmente colto di sorpresa il fatto che fosse disponibile da sbloccare. E a proposito, riferito a questo discorso, vi dico che attualmente questa pianta è disponibile da sbloccare tramite la modalità ricerca di Penny, sia facendo le missioni sul percorso, ragazzi, e quindi guadagnando i semi per la zucca in questa maniera, da notare, sia affrontando Professor Zombotron sempre in questa modalità al secondo grado. Quindi due maniere per acquisire semi, ragazzi, per questa pianta e poi sbloccarla. In totale sono richiesti 100 semi, quindi 100 semi per sbloccare la zucca. Non solo l'ho sbloccato, l'ho addirittura passata al livello 2, perciò oggi la vedremo leggermente migliorata, ragazzi. E visto che ce l'abbiamo a livello 2, possiamo solamente conoscere le caratteristiche a questo livello. Vediamole subito in dettaglio, ragazzi. Ha un costo sole 150, credo che il sole sia invariato. Ha la ricarica di 12 secondi, quindi ha una ricarica in media. Ha una resistenza di 4800, ragazzi. Conoscendo la sua utilità, sappiamo che è utilizzata per offrire protezione extra, ragazzi, alla zolla in cui la posizionate. Potere del ricostituente, corazza. E quindi indica anche la resistenza della corazza. Ebbene sì, ragazzi, come anche su Piante contro Zombie, anche qua sul 2 la zucca si porta presso la sua abilità intrinseca, ossia il fatto che la possiate posizionare su una zolla già occupata da una pianta. Questa abilità già la conosciamo, già l'abbiamo vista in passato con le due arrampicanti, ragazzi, l'arrampicante esplosivo e il arrampicante focoso. Quest'oggi la vedremo con la zucca, che a differenza delle altre due è puramente una pianta difensiva, perciò la vedremo combinare tipicamente con piante, ragazzi, che sono molto molto solide in maniera offensiva, però sono fragili alla presenza nemica, zombesca. Piante tipiche che magari hanno anche un raggio di azione molto limitato, quindi hanno bisogno che gli zombie si trovino nelle loro vicinanze e in questa maniera si danno da fare, riescono a essere offensive, però essendo che i zombie sono vicini, sono anche fragili al loro attacco, quindi offriremo questa protezione della zucca per mantenere le nostre piante in vita, ragazzi. Datevi da fare, mi raccomando, sbloccatela, ragazzi, perché avete ancora 11 giorni rimasti a disposizione per averla nel nostro inventario se non ce l'avete. Dunque, fatto il discorso iniziale, ciurma, fatto il discorso iniziale, siamo pronti alla vera azione. Siamo pronti? Oh sì che siamo pronti. Partiremo con qualcosa di particolare, qualcosa di nuovo, ragazzi, che non avete mai visto fare fino a questo punto nei video registrati, ossia utilizzare la zucca in una missione dedicata a lei, ragazzi. In maniera esclusiva faremo questa missione epica che è proprio dedicata alla nostra pianta protagonista di questo episodio. Missione epica zucca, 5 fasi, ragazzi, le facciamo velocemente a seconda poi del tempo che ci rimane a disposizione. Porteremo la nostra zucca anche nei vari mondi e la vedremo in azione anche nella modalità avventura. Detto questo, let's go, ciurma. Pianta delle zucche su altre piante per fornire a queste ultime un robusto guscio protettivo. Sì, il discorso che vi ho fatto prima, ragazzi, solo che è stato riformulato in una maniera più accademica più intellettuale, se vogliamo. Comunque, partiamo sì, ragazzi, partiamo sì. Eccoci qua, prima fase. Un paio di cannoni, un paio di zombolini. Possiamo posizionare la nostra zucca sui bulbi. È bella robusta e ingombrante, direi, ragazzi, questa zucca. Guardate, sta addirittura nascondendo dalla vista al bulbo. Povero bulbo, non si vede. Wow, zombolino, cacchio. Ragazzi, era spedito. Era spedito. Ma scusate un secondo. Ok, l'audio si sente. Non verifico sempre, ragazzi, perché non mi voglio registrare
video senza l'audio, insomma, svegliarmi alla fine per capire che non c'è l'audio, quindi meglio verificare prima, il prima possibile. Ok, decisamente un buon inizio, ragazzi, un buon inizio che ci è servito per vedere subito in azione la zucca come offre la sua protezione alle altre piante. Piante che in verità erano di livello molto alto, quindi hanno affrontato per bene l'orda di zombie senza che rischiavano di essere mangiate, perciò. Missione nastro trasportatore, attenzione. Cavolbotto? Mettiamolo qua. Perché no? Vai cavolbotto! Ragazzi! Non trasuda una gocciola questo cavolbotto. Guardatelo. Chi lo ferma adesso? Chi lo ferma? Gli abbiamo trovato un degno compagno d'avventura. Ah, Noce, mi dispiace. Ti abbiamo rimpiazzata con la zucca. Ma sei ingombrante, cacchio. Ci occupi una zona extra. Concediamo questa occasione alla zucca, dai. È nuova. Dobbiamo cogliere le piante nuove nella ciurma, ragazzi, con positività, dai. C'è spazio per tutti. Ci arriva il cavolbotto dietro? Ci arriva, sì, buono. Buono, ma non darmi solo zucche, maledizione. Velocizziamo la missione. Perfetto. Ma abbiamo velocizzato o no? Andiamo? Vabbè, sapete una cosa, piazziamole qua le zucche. Sto zombie portabandiera è partito da solo. Coraggioso. Non ha aspettato la sua orda. Eh sì, molto coraggioso. Marco pure? Che venga. Un paio di schiaffi da dargli. Wow. Un ricostituente è bastato. Incredibile, ragazzi. E guardate pure la zucca con la corazza. Abbiamo utilizzato un ricostituente su quella zolla. Ricordatevi, ragazzi, quando utilizzate un ricostituente lo utilizzate non sulla zolla, non sulla pianta che è posizionata su quella zolla, bensì sulla zolla. Perciò se in quella zolla si trovano più di una pianta, come nel nostro caso, si attivano tutte le piante su quella zona. L'ho allungato un po' troppo il discorso, però sì, il concetto è molto più semplice di quanto non l'ho fatto intendere. Ma avete capito, insomma. Gigi. Oh zucca zucca, wow. Oh zucca zucca, wow. Sul prato io ti metto. Wow, cos'è questa pianta? Mai vista fino a questo punto, ragazzi, mi è nuova. Che razza di pianta è questa? Una mastica semi? Wow, ma cos'è questa roba? Si è teletrasportata davanti allo zombie? Com'è possibile? Avanziamo e velocizziamo. Che sta succedendo? Ma ha un limite? Ha un limite questa pianta? No, a quanto pare no. Che razza di pianta è, scusate? È una mastica zombie con il potere del teletrasporto? Incredibile, ragazzi. Cacchio, fermate quelle galline. Ah, e si nasconde pure quando arrivano gli zombie sulla sua zolla. Cioè, mi capite, ragazzi, quando faccio i discorsi che faccio su questo gioco? Che cosa è diventato? Ma cos'è sta pianta? Dai, è ridicola. È veramente ridicola, ragazzi. Ma di chi è stata l'idea di aggiungerla nel gioco? Lancia pure la testa allo zombie. Poi si mangia uno. Mastica. Poi cos'altro? Spara pure? Devo capire un attimo che come si attiva. Che come fa? Come funziona questa pianta? Mamma mia, ragazzi, che roba. Pazzesco. Aglio? Amico mio, che ci fai qua? Ah, ecco. Ci sei?
Col tuo compagno. Con il tuo compagno d'avventura, chiaramente. Ci credo che gli hanno fatto questo costume l'aglio, ragazzi. Ah, povero. Velocizziamo. Un'altra pianta potenziata. Buono, buono, buono. Avrò lavoro da fare nel giardino, dopo. Un'altra protezione. Prego, prego, prego. Tutti dentro, tutti dentro. Lo sta danneggiando? Ok. Guardate qua, ragazzi. Stiamo facendo una gabbia elettrica per gli zombie. Vi piace? A me sì. La adoro. No, hanno distrutto l'aglio. Proprio là dovevano arrivare i fuori classe. Maledetti. Mi piace proprio questa combinazione aglio con il ribes, ragazzi. Solo che è una combinazione così inefficace. È bella vederla in azione. Missioni difficili non è efficiente, non è efficace. Ti costa troppo mantenere questa combinazione. Che mettiamo? Una zucca qua, un'altra? Ok. Perfetto. Che distruggono? La zucca? La pianta pure. E vabbè, non è un problema. Lo fanno fuori? Fallo fuori. Cacchio, al limite. Peccato, vabbè. Mi ho perso un tosa erba. Giusto per fare simmetria, ragazzi. Yuhu! E in arrivo. in arrivo. Ah, meno male, meno male. Il ribis funziona anche in aria, ragazzi. Incredibile. Simmetria? voto 10, ragazzi. 10. Voto 10. Eccoci arrivati alla fine. Fase 5. Che cosa abbiamo qua? Un altro paio di lapidi? Ok. Grande la nostra zucca. Vedete, ragazzi, ha un sacco di utilizzi. Basta scovarli. Mi è piaciuta questa combinazione con l'ultima fase. L'aglio ribes e la zucca sul ribes, perché no? Che dobbiamo fare qua? Non ho capito. Qualcuno mi spiega? Dinosauro? Che sta succedendo? Cosa ci sono? Cosa faccio con queste zucche? Non capisco, ragazzi. No! No! No, non rubarmi la zucca! Che ti possino? Quel dannato papagallo ora ritorna. Vieni qua. Sparisci. Ok. Non so. Posizionato tutto così, ragazzi. Spero di aver fatto bene. C'è da solo una fila di sparasemi bidirezionali. Ah, la seconda pure. Ottimo. Nah, che ho fatto? Meglio in prima. Più veloci, più veloci. Ok. Alla larga, pappagalli maledetti. Che si prendono? Ok, si prendono la zucca almeno. Fai fuori quel dannato papagallo. Grande. Ci siamo barricati qua nelle prime due file, ragazzi, con queste piante, guardate. I zombie. Non sanno come penetrare un paio di zucche. Buca, buca. Cos'è? Cos'è questa? Zucca? Ai miei tempi non c'era questa roba. Nei miei secoli primordiali. Ari, eccoli. Wow! Questa non l'ho mai vista, ragazzi. I dinosauri che danno spintone ai pappagalli. Avete visto? I dinosauri sono proprio dei selvaggi, ragazzi. Proprio dei selvaggi.
Hanno spintonato i pappagalli. A precisione chirurgica. Ah, che bella invasione. La zucca però. Protezione e pure caldo. GG. Non male questa missione epica, veramente. mi sono piaciute le missioni. Mi sono piaciute le missioni perché erano organizzate bene. Hanno azzeccato la combinazione della zucca con le varie piante. Ok. Grande pignata. Molto bene, ragazzi. Mi sa che voglio rifare questa combinazione aglio-ribes, ragazzi. L'adoro. L'adoro proprio. Andiamo nel mio mondo, qua. Nelle grotte congelate e scegliamo... Oh, fantastico. Dunque, girasole cavernicolo, fiore d'oro, aglio. Portiamoci il ribes, chiaramente. Rampicante e focoso, ragazzi. Zucca, pesti cipolla, guava lava e siamo a posto, direi. Utilizziamo semplicemente il ribes e la rampicante. Andiamo così. La rampicante, ragazzi, la mettiamo sull'aglio. Mettiamolo sull'aglio. Poi se arrivano a... Non capisco però che cosa si mangiano per prima. Arrampicante? È probabile. Facciamo così, dai. Mettiamo un altro ribes qua. Tre arrampicanti in mezzo. Dai che ce la facciamo a costruire questa combinazione. Teniamo l'arrampicante qua. Mettiamo la zucca invece. Così riscaldano. Sì. Mi sta bene così. Mi sta più che bene, ragazzi. E abbiamo la risposta contro quelle cose là. Perfetto. Decisamente un allineamento di piante che mi piace, ragazzi. Mi piace assai. Questa è solo la prima orda? Che dovremmo fare? Dovremmo nuovamente avanzare? Mettiamo intanto il rampicante qua. No, ma ha distrutto la guava. Maledetto. Blocchiamolo un secondo. Qua mettiamo la guava, così scioglie... sul suo fianco, il ghiaccio. Proseguiamo un altro po', togliamo tutto qua, mettiamo con ribes. Andiamo arrampicante, zucca. Oia, oia. Me gusta mucho. Mucho sì. Oh, ragazzi. Questo prato si merita un bel voto, direi. Veramente un bel voto. Guardate qua che roba. Facciamo solo attenzione alle calotte perché ci distruggono l'aglio. Ma perché arrivano sempre all'esterno? Maledetti. Maledetti! Rompiscatole, sempre all'esterno. Forza guava. Togli di mezzo lo spelungone. Velocizziamo un attimo. Ultima orda. Ah, che bella corsa nel recinto elettrico. Non ci arrivano alla fine, ragazzi. Che bello. Camminate, prego, prego, prego. Avete la pista libera. Sentite qualche formicolio? Dietro la schiena? Ah, sono un paio di watt a tre cifre. Mi stanno facendo il solletico. GG, ragazzi. Proviamo questo mondo, ragazzi. Tempi moderni, missione.
24. Vediamo che missione è. Chi abbiamo qua? Fuori classe? Ci portiamo Notturnombra con il fiore, ragazzi. Le piante di questo mondo. Andiamo con la zucca, l'olivozza, fiore d'oro e cos'altro? Prendiamoci il melaia presto, ragazzi, per rallentarli un attimo. Zolle pure. Ok. Un prato bello colorato. Dave, è opera tua? Che stai festeggiando? Cos'è questa roba? Due orde, ragazzi. Lo fermiamo o no, questo soggetto? Ok, funziona così. Meglio. Ci stavo mettendo un po' troppo. Un po' troppo, direi. E un altro fiore qua. Molto bene. Ah, questo fiore perché non è potenziato? Ecco, distruggi la zucca. Correggiamo un attimo lo schieramento qua. Dai, con questi zombolini infiammabili. Ok, l'abbiamo beccato. Mettiamo le olivozze qua. Un'altra zucca. Vai olivozza, veloce. Grande, l'abbiamo beccato. Non capisco che sta succedendo qua, ragazzi. Troppo casino, non sono riuscito a a dare un ordine a questo schieramento per tutta la partita. Va bene così, dai. No, volevo togliere di mezzo. Peccato. Quasi simmetria, ragazzi, quasi simmetria. I soliti tempi moderni. Non ci danno il tempo per assaporare per bene lo schieramento, la pianta, la lista. Mi sa che non ci torno più in questo maledetto mondo. Finisce un altro giro turistico, ragazzi. Finisce un altro giro turistico. Spero vi sia piaciuto il viaggio, ragazzi. In particolar modo anche la nostra pianta di oggi, grande zucca. Io vi ringrazio un'altra volta, vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto. Vi ricordo come al solito, ragazzi, che se siete appassionati di questa serie, se vi piacciono i miei contenuti, se vi interessa continuare a seguire in maniera costante questi episodi, ma anche le trasmissioni che faccio sul mio canale, mi raccomando iscrivetevi, ragazzi, soprattutto attivatevi le notifiche sul canale. Tutte le notifiche, cliccate la campanella vicino al tasto di iscrizione, attivatevi appunto tutte le notifiche. Mi raccomando, ragazzi, assicuratevi in questa maniera futuri contenuti che cercherò di condividere con voi. Per ora qui è tutto, io vi auguro un buon proseguimento, ragazzi, e vi do appuntamento ad un prossimo video. Grande ciurma!